Non poteva mancare a questa 40esima gran nuotata del Golfo memore a Leonardo Bottalico e Andrea Sapone, Patrizia Bottalico, figlia del compianto Leonardo Bottalico, che è stato l'ideatore di questa importantissima manifestazione che celebra quest'anno i 40 anni. Allora Patrizia, tu sei attualmente presidente del club nuoto di Manfredonia e insomma hai consentito in qualche modo che questa manifestazione fosse poi perpetuata nel tempo dalla WISP, insomma, e assume anche una rilevanza nazionale perché entra nel campionato nazionale. Insomma, tuo padre un tempo, 40 anni fa, ha deciso di creare questa importantissima manifestazione che comunque festeggia oggi 40 anni, giusto? Giustissimo, sì, io sono felicissima di essere qui presente, di aver dato come presidente del club Nuoto Manfredonia il patrocinio perché questa manifestazione morale, perché questa manifestazione potesse svolgersi. Oggi 40esima edizione di questo evento, in origine tutto nacque quando papà voleva creare questa gara in onore della Madonna di Siponto. Infatti non a caso in passato le gare si svolgevano sempre il 29 agosto, proprio perché era l'inizio della festività della Madonna di Siponto, alla quale noi manfredoniani siamo particolarmente legati. Io all'epoca ho fatto un po' i conti, avevo 7 anni quando papà ha iniziato per la prima volta a fare la gran nuotata del Golfo, quindi è una vita che io vivo queste emozioni, vivo queste gioie, perché lo sport appunto è gioia. È bello rincontrare tantissimi amici, mi piace ricordare chi con papà ha iniziato tutto questo. Ricordiamo che il club nuoto appunto dall'83 poi man mano è entrato nel circuito WISP anche grazie a dei collaboratori, i fratelli De Salsi, che da Napoli insieme a Locascio Franco hanno aiutato papà affinché appunto entrasse questa gran nuotata anche nel circuito a livello nazionale. E noi siamo contenti, già nel 2010 abbiamo avuto l'onore di avere un campionato nazionale italiano nel quale abbiamo conosciuto davvero tantissimi campioni, e oggi ritrovarli qui è davvero una grande gioia. Senti Patrizia, io ho visto delle foto a Marco Ord che immortalavano tuo padre in acqua mentre nuotava. Quanto amava tuo padre questo sport? Raccontaci qualche aneddoto se lo ricordi. Senz'altro. Allora, per papà il nuoto era tutto. Ricordiamoci appunto che anche se svolgeva tutt'altra attività, però lui era il meccanico, esatto, di Manfredonia, esatto, in via della Croce, grandissimo meccanico, bravissimo anche tutti andavano, esatto, da lui appena c'era una bisogno. Fila di autovetture fuori che riempivano tutta via della Croce, esatto, aiutava davvero tutti. Tutti mi ricordano molto adesso anche. Ora sono già 9 anni che manca, ma tutti quelli che mi conoscono mi ricordano davvero diversi aneddoti legati ai soccorsi che papà, esatto, ha fatto sempre, in un modo o nell'altro ai cittadini di Manfredonia. E la sua passione è nata da quando era piccolo. Io ho delle foto di quando era davvero ragazzo, lui ha iniziato insieme alla sorella a partecipare alle prime gare. Prima si andava verso il porto, lì c'erano dei macigni enormi numerati, lui racconta sempre che ci si tuffava e si faceva la gara a chi arrivava poi prima, esatto. Quindi tutto iniziava da lì. Poi lui ha provato con un allenatore di Roma, di Bari, ad andare a Roma per poter essere visto, e racconta sempre che lui per farsi vedere faceva fatto da talmente tante vasche che dice: io ritorno poi in macchina, l'ho dovuto fare in piedi perché non ce la facevo più, era stanchissimo, poverino, esatto, che non riusciva a ricordare, quindi a stare seduto. Lui ha fatto tutto, ogni anno aveva sempre quella carica, infatti il motto finale col quale concludeva le sue gare era: per il cuore non c'è niente che sia piccolo, nel senso che
ogni cosa, anche se piccola, ma fatta con il cuore, ha un valore immenso. E questo papà ce l'ha dato come valore anche a noi, cioè anche nella semplicità, anche nelle piccole cose, però se fatte con il cuore, con la passione, assumono un valore inestimabile. E credo che non ci sia altro da aggiungere nel ricordo splendido di Leonardo Bottalico, fondatore. Ecco, volevi concludere? Sì, volevo ringraziare tutti i partecipanti a questa gara, a tutte le persone care alla nostra famiglia, al club nuoto Manfredonia, e a quelle persone che ora sono diventati responsabili anche nazionali, che io ho avuto il piacere anche di conoscere in passato e che papà ha avuto il piacere di conoscere, degli atleti come Dino Sean, che oggi ho avuto il piacere di abbracciare, di Daniela Calvino, che quando papà, le prime gare a cui partecipava con il figlio piccolo, ricorda sempre di papà che cullava suo figlio. Quindi avere questi ricordi anche affettivi è un tuffo nel passato. È un tuffo nel passato che davvero fa bene al cuore. Benissimo. E ringrazio davvero tutti. E grazie a te.